Buongiorno a tutti da Giampaolo al Parone. L'argomento di oggi è il tango di Francisco Lomuto, visto dall'angolo visuale delle voci e dei testi. In un primo intervento video di questa, diciamo, rassegna, ho trattato le voci e i testi del tango di Francisco Canaro. In un secondo video, le voci e i testi delle milonghe, sempre di Canaro e di due musicisti in qualche modo lui affini, Donato e appunto Lomuto. E oggi riprendo a parlare di Lomuto, con riferimento però a tango e valse, sempre cercando di avere un'attenzione particolare agli aspetti in qualche modo letterari e alle voci dei cantanti. Cantanti e testi sono in un certo modo la parte letteraria del tango e sono due elementi ai quali non sempre viene riservata la dovuta considerazione. Dunque, il tango argentino visto anche almeno un po' da un punto di vista letterario, almeno ci proviamo. Occorre fare un po' di storia. Insieme a Francisco Canaro, Francisco Lomuto, che nella vita fu un suo grande amico, è uno dei rappresentanti di quella che si potrebbe chiamare la corrente tradizionalista della cosiddetta Guardia Nueva. Ma che cos'era la cosiddetta Guardia Nueva? E qui occorre fare una piccola digressione. L'espressione Guardia Nueva si contrappone a quella che con uno sguardo retrospettivo sull'evoluzione del tango, viene chiamata Guardia Vieja, ovviamente, ossia il vecchio modo di fare musica di tango. Infatti, il tango argentino ebbe un primo periodo iniziale che va più o meno dal 1880 al 1920, periodo in cui il tango nacque e si sviluppò, differenziandosi da altre musiche. Il tango come musica e come danza fu un prodotto culturale dell'incontro tra quella che era la Buenos Aires di fine Ottocento e la sua enorme immigrazione straniera, in primo luogo italiana, ma non solo. Il tango di questo primo periodo era spesso una musica improvvisata, senza regole, senza un organico strumentale fisso. Solo, diciamo, negli anni immediatamente successivi all'inizio del nuovo secolo, il tango sarebbe arrivato a una prima maturità e questa prima maturità fu costituita da una prima formale strutturazione della musica e dei testi collegati alla musica, rispondendo così a una domanda di maggiore organizzazione e canonizzazione della musica che stava diventando sempre più importante. A questa fase finale del primo periodo del tango, della fase iniziale del tango, si dà il nome di Guardia Vieja, fase che sarebbe terminata con l'imporsi di un periodo successivo, quello della Guardia Nueva, dove l'organizzazione e la strutturazione del tango sarebbero andate ulteriormente oltre. In ogni caso, alla Guardia Vieja appartengono musiche grandissime che sarebbero diventate molto famose, e che sarebbero state continuamente rielaborate e riarrangiate lungo tutto l'arco del Novecento, come l'Entrerriano, il Flete, il Cioclo, la Comparsita, Don Juan, ce ne sono molte. In particolare, all'ultimo periodo della Guardia Vieja appartiene l'opera di alcuni compositori mitici e leggendari del tango, come Rolas, Vicente Greco, Contursi, Ponzio, Bardi, Firpo, che fu coautore della Comparsita e che fu un enorme compositore di vals, il mitico Juan Mallo detto Pacio, che fu il padre di tutti i bandoneonisti e forse il più importante musicista di tutti, che fu Ángel Villoldo, attivo fin dall'inizio del Novecento, con una produzione molto vasta di tango, suo per esempio è il Cioclo, forse il tango più famoso di sempre, col testo di Enrique Santos Discepolo. Ma anche gli stessi Roberto Firpo, che appunto ho già nominato, che probabilmente fu il primo a introdurre nella formazione di tango il piano, e lo stesso Francisco Canaro avrebbero poi che partono da questo periodo, avrebbero poi avuto una vita artistica molto lunga nella Guardia Nueva e molto oltre. Molti di questi grandi artisti furono sia musicisti sia compositori di testi,
Ma mi preme sottolineare un aspetto particolare, che è quello della differenza, che già appartiene alla Guardia Bieca, al periodo della Guardia Bieca, tra il tango, diciamo, di Villoldo, facendo un'enorme semplificazione, e il tango di Contursi, sotto il profilo soprattutto dei testi. Ossia, nel mio precedente intervento sulla Milonga ho affrontato il rapporto tra il tango da una parte, delle origini che raccontava il mondo emarginato, del compadrito, del guappo, se vogliamo dire così, dell'ambiente dei postriboli anche, un mondo di euforia, di vanità, di ostentazione, di boria, e dall'altra parte invece il tango che viene dopo, che è un tango sentimentale, che esprime sentimenti di tenerezza, di amore dell'uomo di fronte appunto all'amata o alla perdita dell'amore, il tango triste. Ecco, idealmente questa contrapposizione si espresse nell'antitesi, ripeto, una grande semplificazione, per carità, tra Villoldo argentino, che canta il mondo dei compadritos e dei bordelli, e Contursi, italiano, che canta lo struggimento dell'amore perduto, questo soprattutto rispetto ai testi. Ed è la contrapposizione, se vogliamo semplificarla al massimo, tra il Cioclo, tango di Villoldo, e Minoce Triste, tango scritto da Contursi, che è diventata la prima grande canzone di successo di Carlos Gardel. Borges disse: Contursi ha ucciso il tango, nel senso ha ucciso lo spirito di quel tango originario, vitalistico, sfacciato, segnatamente argentino. Ma con Contursi, se vogliamo prendere proprio Contursi come riferimento di una trasformazione che non è imputabile all'opera di un solo artista, con Contursi nasce quel testo di tango riflessivo, intimo, che aprì appunto la via a tutto un enorme genere di musicisti, tra cui appunto tra i principali Canaro e Lomuto. Dunque, intorno al 1910-1920 si apriva, alle vigilia dell'epoca della Guardia Nueva, un nuovo grande mondo poetico per il tango, che contemporaneamente venne esaltato dalle canzoni di Gardel. Dalla fine degli anni 10, 17, 18, che Gardel fu il più grande divulgatore del tango della storia, la personificazione del tango argentino. Gardel, che però esula dai nostri interessi, che li circoscriviamo al tango ballato. Ecco, ho specificato questi passaggi perché sennò Canaro e Lomuto sembrano un po' venuti fuori dal nulla, invece non è così, c'è tutta una storia precedente. Dunque, allora, all'inizio degli anni 20 c'è il fenomeno della Guardia Nueva che rinnova le forme del tango. Ecco, Francisco Lomuto, insieme a Francisco Canaro, è uno dei rappresentanti di quella che si potrebbe chiamare la corrente tradizionalista della Guardia Nueva, ossia di quella tendenza che più guardava ancora al passato. Infatti, all'interno della Guardia Nueva, all'interno di questo grande periodo di rinnovamento, si distinguono tre grandi scuole molto diverse l'una dall'altra. Una linea che fa capo a Julio De Caro, che in assoluto è la tendenza più innovativa, una linea che fa capo a Firpo e soprattutto a Osvaldo Fresedo, quella del grande tango romantico ed elegante, e una linea che ha come principali esponenti Canaro e Lomuto, la linea del tango ritmico e anche melodico, che si fa storicamente risalire a Quamaglio detto Pacio, che pure rimase in attività fino al 1930 con la sua orchestra tipica. E che ebbe come principali però esponenti Canaro e Lomuto. E questa fu una corrente, diciamo, in sostanza tradizionalista, che non andava a cercare nuove sperimentazioni, ma integrava, diciamo, perfezionava, magnificava
il livello che l'evoluzione del tango aveva fin lì raggiunto, diciamo, magnificandone, introducendo una parte ritmica importante sulla parte melodica che rimaneva la parte principale. Ecco, ed è forse questa linea tradizionalista di Canario Lomuto, secondo me, quella che più si avvicina al mondo poetico di Gardel, e anche per questo si motiva il grande successo che ebbero Canaro e Lomuto. Tutti i musicisti che sarebbero venuti dopo si ascrivono a ciascuno a queste tre grandi correnti, De Caro, Fresedo, Canaro Lomuto. Per esempio, alla linea di De Caro si ascriveranno Troilo Pugliese, alla linea di Fresedo, di Sarli, e in parte anche Miguel Calò. E insomma, si tratta di criteri di interpretazione per ascoltare tutta la musica di tango del Novecento. Ma ritorniamo a Francisco Lomuto, che nacque all'inizio degli anni 90 dell'Ottocento, quindi sostanzialmente era contemporaneo di Canaro, forse 5 o 6 anni più giovane, e avrebbe suonato dagli anni 20 fino al 1950, anno in cui sarebbe morto. Canaro e Lomuto furono due grandi amici, e questo soprattutto valse per gli anni 30, e Lomuto attraversò dunque, dal punto di vista artistico in pieno, il periodo del maggiore splendore del tango argentino, gli anni 20, gli anni 30, gli anni 40. Era un pianista, figlio di musicista, il padre suonava il violino, la madre suonava il piano come lui, la famiglia era di origine napoletana. In un primo tempo Lomuto suonò nell'orchestra di Canaro e poi ne uscì e organizzò una formazione propria, ma seguì sempre passo passo la carriera, diciamo, dell'amico. Avrebbe composto molti tango nel suo stile molto classico. L'immagine alle mie spalle, che fa da sfondo a questo video, mostra Canaro, che è quello con la giacca bianca, e Lomuto, che è quello, la foto in bianco e nero, con il completo, che potrebbe essere un completo color no, nocciolo o vana. Dunque, la musica di Lomuto ha una ritmica inconfondibile, che Lomuto mantenne come cifra fondamentale delle sue esecuzioni, nonostante variazioni di stile nel corso del tempo, e che si traduce in una forte pulsazione dell'orchestra sui tempi forti, la sentiremo, inconfondibile. E questa è la principale caratteristica ritmica. La sua principale caratteristica, diciamo, poetica, è l'intimità del sentire, l'espressione raffinata del sentimento intimo. Nel confronto ineludibile con Canaro, e questo vale soprattutto per gli anni 30, lo stile musicale di Lomuto appare più raffinato, più moderno di quello di Canaro. Canaro è il grande artista orchestrale della musica ritmico-melodica. La sua è una musica rotonda, piena, estroversa, molto estroversa. Lomuto suona invece una musica più elegante, che spesso sa anche essere interiore, spirituale e intima. È in queste caratteristiche che Lomuto appunto eccelle: intimità ed eleganza. Ed è in questo che Lomuto è appunto Lomuto, anche se la sua cifra immediatamente più riconoscibile è la forte pulsazione dell'orchestra. Allora, tolta una produzione del primo periodo all'inizio degli anni 20, in cui ancora non c'era l'uso di accompagnare la musica con l'introduzione di una voce, guardando alle registrazioni di Lomuto, il primo importante cantante che accompagnò le sue esecuzioni fu Charlo. Charlo, che abbiamo già incontrato quando parlavamo di Canaro, e che collaborò con Canaro dal 28 al 31, e collaborò con Lomuto nello stesso periodo, o meglio, tra il 28 e il 29.
una collaborazione molto importante, anche se le registrazioni non sono così tante come quelle con Canaro, del duo Canaro. D'altronde Canaro ebbe comunque una produzione molto numericamente superiore a quella di Lobuto. Con Charlo siamo di fronte a una voce calda e avvolgente, dal tono molto espressivo. È una voce di grandissima personalità, molto bella, dal registro piuttosto grave, una voce di baritono. Adesso ascoltiamo con la voce di Charlo due registrazioni di Lomuto, rispettivamente del 29 e del 28. La prima è Soy un Arlecchín, la seconda è Chorra. Sono due brani molto interessanti, anche e soprattutto dal punto di vista dei testi, e in entrambi i casi l'autore del testo è il grandissimo Enrique Santos Discepolo. Allora, Soy un Arlecchín inizia con un meraviglioso primo tema, giocato sul pizzicato degli archi, lo sentirete, e poi si apre a un secondo tema molto, molto cantabile. Questo è un brano particolarmente rappresentativo, secondo me, del Lomuto migliore, una musica raffinata ed elegante. Da notare nel secondo tema, che pure è ampiamente melodico, si sente una forte pulsazione orchestrale, è la famosa pulsazione orchestrale di Lomuto. Diciamo, è la radice, come dire, africana del tango di Lomuto, che è una radice sempre molto presente in tutta la sua opera. Tamburi africani, ovviamente non sono per niente dei tamburi, che battono sotto la melodia europea. È impressionante. Nella riproposizione del primo tema entra la voce molto calda, raffinata, intima di Charlo. È una delle, secondo me, delle migliori prove canore di Charlo. Il testo e la musica offrono, come dire, in Soy un Arlecchín, un saggio quasi di melanconia circense. È impressionante, ossia, per intendere la poetica di Lomuto, è interessante ascoltare anche l'interpretazione dello stesso brano di Canaro e il confronto è impressionante. Canaro registra lo stesso brano assolutamente nello stesso anno, se non negli stessi mesi, soltanto che la musica di Canaro è completamente orchestrale, manca la voce di Charlo. E soprattutto è impressionante perché la musica di Canaro, proprio sulla stessa musica, ha un senso molto estroverso. Non c'è più l'intimità malinconica del brano di Lomuto, che caratterizza soprattutto il primo tema dell'esecuzione di Lomuto e che caratterizza molto anche la parte cantata di Charlo. Bello il brano di Canaro, ma si è perduto l'incanto della malinconia, che è una delle frecce più efficaci dell'arco di Lovuto. Una finezza, sottolineo, sotto la riproposizione cantata del primo tema, emerge un fantastico controcanto di violino. Violinista era il padre di Lomuto, lui invece era pianista come la madre. Si possono interpretare questi pezzi in controcanto di violino come la voce del padre. Due parole su Discepolo. Enrique Santos Discepolo era di Buenos Aires, ma veniva da una famiglia napoletana. Aveva un viso che nelle foto ricorda vagamente quello di Eduardo De Filippo. Discepolo è una icona della poesia del tango, autore che prima fu venerato, poi fu proscritto per la sua adesione al peronismo. Una figura leggendaria, pur non essendo stato né musicista né cantante. I suoi testi sono assolutamente originali, ritraggono la vita quotidiana, personaggi umili, situazioni ai margini della società. Sono testi di denuncia, pessimisti, spesso proprio, come dire, graffianti, che sottolineano, diciamo, la desacralizzazione, la caduta di valori che colpiva una società in grande sviluppo economico, sociale, in tutti i sensi, come era quella della Buenos Aires degli anni 20, sostanzialmente. Non solo si tratta di testi che hanno un'importanza che travalica l'importanza storica del periodo in cui furono composti,
E infatti, sotto il periodo della peggiore dittatura argentina, negli anni 70, quella del generale Videla, alcuni suoi testi furono prescritti, furono vietati. Sono testi seri, che hanno sì l'abito del tango, ma sotto quest'abito c'è una satira sociale e morale molto caustica. Soy un Arlecchin racconta la storia di un uomo che è stato ingannato, che una donna ha ridotto psicologicamente allo stato di una marionetta. Arlecchino, simbolo tradizionale di comicità e di derisione, è l'uomo che nasconde qui il proprio dolore dietro a una maschera di allegria. Soy un Arlecchin che canta y baila para ocultar su corazón lleno de pena. Sono parole che hanno un peso, sono parole pungenti, è uno sguardo sarcastico sulle pene d'amore. L'Arlecchino di Discepolo, secondo me, resta una delle cose migliori del tango di tutti i tempi. Ascoltiamo. Salta y baila por ocultar su corazón lleno de pena. Me clavó en la cruz tu folletín de Magdalena, porque soñé que era Jesús y te salvaba. Me engañó tu voz y tu llorar de arrepentida sin perdón. Era mujer, pensé en mi madre y me clavé. Ciorra, in lunfardo, che era il gergo, diciamo l'argot della città di Buenos Aires, ciorra significa ladra, anzi, il senso della parola è ancora più dispregiativo.
È la storia di un uomo anche qui ingannato, truffato da una donna, non solo da una donna, ma da tutta la famiglia di lei. Non è infrequente che le storie d'amore che finiscono male si trasformino, diciamo, in faide familiari. Il testo qui ha delle parole cariche di sdegno, di rancore, e chi canta accusa la donna, di essere stato spogliato di tutti i suoi beni e anche della sua dignità. Appunto, per una donna che lui considerava, il protagonista della canzone, che considerava la sua compagna di vita. La parola ciorra viene ripetuta più volte e sottolinea qui il tradimento, il furto, non solo materiale, ma soprattutto affettivo che l'uomo ha subito. In questo brano, Discepolo affronta il tema ricorrente nel tango dell'inganno e della delusione amorosa. Ma allo stesso tempo descrive anche, diciamo, la società dell'epoca dove l'onore aveva un peso grande. La menzione che si sente della 33 si riferisce a una strada famosa per la sua attività del malaffare. Dunque, Ciorra non è solo la storia di un amore fallito, ma è soprattutto una critica alla disonestà, alla slealtà nei rapporti umani. Canaro, nello stesso periodo, aveva registrato lo stesso brano, anche qui cantato, sempre con la voce di Charlo. Però, mentre il brano di Lomuto canta la terza e la quarta strofa del componimento, in quello di Canaro, Charlo canta le prime due strofe, quindi parole diverse della stessa composizione. Sta di fatto che il risultato musicale del brano di Canaro, però, non è confrontabile con quello di Lomuto. Canaro è sempre, diciamo, più estroverso, più superficiale in questo caso, e non rende la causticità del testo. La sua è una musica che alla fine risulta, spiace dirlo, più piatta, inadatta a rendere i sentimenti intimi e forti che invece rende la musica di Lomuto. In questo brano c'è una veloce esposizione orchestrale del primo tema, che è bipartito, e poi sul secondo tema, più melodico, entra la voce di Charlo. Segue la riesposizione orchestrale del primo tema e poi anche del secondo tema, questa volta non è più cantato, e la voce viene sostituita dal pieno orchestrale, dove sulla melodia entra una pulsazione orchestrale molto scandita. Di nuovo, i tamburi africani e la forte pulsazione orchestrale di Lomuto, a scanso di equivoci, lo ripeto, tamburi in modo metaforico, ovviamente, tutto meno che tamburi. Nell'ulteriore riproposizione del secondo tema, non ci sono più i tamburi, ma c'è uno splendido violino in controcanto. Dunque, ci sono qui in bella mostra. I due elementi principali della musica di Lomuto, l'energia, il ritmo perentorio della pulsazione orchestrale e insieme la raffinatezza dell'ordito musicale. Ascoltiamo il tango Ciorra. Me desayuno con lo que sabía ayer. No era a mí que me cachaban tu rebuco de mujer. Hoy me entero que tu mamá, noble viuda de un guerrero, es la chorra de más fama que ha pisado la 33. Y he sabido que el guerrero que murió lleno de honor, ni murió ni fue guerrero como me engrupiste vos. Está en cana, prontuariado como agente la camorra, profesor de cachiporra, malandrín y estafador. Thank you.
Successivamente, e siamo nella prima metà degli anni 30 ormai, lo muto sarà accompagnato dalla voce di Fernando Diaz, che diventerà il cantante principale della sua orchestra fino, diciamo, al 1935, quando verrà sostituito da Jorge Omar, anche se Fernando Diaz continuerà ogni tanto a incidere anche con l'orchestra di lo muto, ancora per tutti gli anni 30. Fernando Diaz ha una voce piena e bassa, anche qui una voce baritonale, secondo me molto meno brillante rispetto a quella di Charlo. Dunque, ascolterei adesso Alma de Bandoneon, di nuovo su testo di Enrique Santos Discepolo, che in questo caso è anche il compositore della musica. Il brano canta la disillusione al vedere falliti i propri sogni. Il bandoneon, citato nel titolo anche qui, è la metafora della tristezza. L'espressione stessa nella musica della tristezza del tango. Il protagonista confessa che inizialmente non aveva compreso bene il dolore che si trova nel suono del bandoneon. Je me brûlais de vos. Porche nota intendì, ni comprendì tu dolore. Non ti avevo capito, non ti avevo inteso, non avevo compreso il tuo dolore. Il dolore del bandoneon canta la mancata realizzazione dei propri progetti e delle ambizioni della vita. Una melanconia tipica del tango e una profonda introspezione insieme che si adatta molto bene alla musica di Lomuto. Dunque c'è un primo tema, perdono, strumentale, ritmico insieme melodico, e un secondo tema sempre orchestrale, però più ampio e introspettivo. Si intuisce che sotto la musica, di fatto, lo muto ci racconta una storia. Sulla ripetizione del secondo tema entra la voce di Fernando Diaz, piena, di intonazione bassa. Viene cantato anche il secondo tema, e qui la modulazione della voce di Fernando Diaz, in effetti, dà proprio il meglio di sé. Segue la ripetizione del primo tema con variazioni orchestrali e anche il secondo tema, poi ovviamente verrà ripetuto, variato con delle bellissime variazioni di fiati. In certi punti sembra quasi jazz, grande raffinatezza. Brano direi fantastico. Detto tra parentesi, la versione di Canaro, a mio parere, cantata da Maida, è inferiore. Perde di ritmo sul primo tema. Anche se l'orchestrazione di Canaro è sempre uno spettacolo, ma il tutto perde di mordente, anche con riferimento al senso proprio del testo che viene cantato. Certamente la voce di Maida è senz'altro superiore a quella di Fernando Diaz, su questo non ci piove, è più rotonda e con una dizione più scandita rispetto a quella di Fernando Diaz. Secondo il mio orecchio, la cosa meno entusiasmante della voce di Fernando Diaz è proprio la dizione. Dunque, ascoltiamo il brano di Lo Muto con la voce di Fernando Diaz, Alma de Bandoneon. Sensación de que tu canto cruel lo había robado un bandoneón.
recién comprendo bien la desesperación que te revuelve al gemir. Sos una oruga que quiso ser mariposa antes de morir. Fue tu voz, bandoneón, la que me confió el dolor de fracaso que hay en tu gemir. Bosque fondo de la vida oscura y sin perdón, del que soñó volar y arrastra su ilusión llorando. Grande musica, indubbiamente. Ora, affinché il confronto che qui propongo tra Lo Musco e Canaro sia un confronto che si possa risolvere, diciamo, ai punti e non, diciamo, con un cappotto, propongo l'ascolto di un brano molto bello che già avevo scelto nel video dedicato a Canaro, e lì con la voce inconfondibile e ineguagliabile di Francisco Amor. Ed è il vals Bajo El Cielo Azul, su testo di Ivo Pelai. Il testo l'ho già commentato nel video su Canaro, a cui rimando, intorno al minuto 50 circa del video di Canaro. Dal confronto tra i due pezzi, di Canaro e di Lomuto, viene molto fuori, secondo me, il carattere diverso della musica di Lomuto rispetto a quella di Canaro. L'esecuzione di Lomuto è sicuramente più ritmica ed energizzante, con la sua forte pulsazione orchestrale, che è la firma inequivocabile di Lomuto. Canaro invece è più sentimentale, e questo non guasta nella poetica del vals. Non solo, ma è una versione, quella di Canaro, diciamo più sentita. Ma quando entra la voce il confronto è impietoso, al confronto con la voce eccezionale di Francisco Amor, qui Fernando Diaz scompare un po'. Questo lo propongo per evitare che si pensi che tra Canaro e Lomuto faccio il tipo per Canaro. Dipende sempre dai brani. Dunque, ascoltiamo Bajo el Cielo Azul nella versione di Lomuto. Nacarada, plena de luz, plena de sol, plena de fe y amor, junto a la humildad de sus terrones y entre sus vergeles soñadores,
Hay unos ocasos tentadores que embrujan al brillar, fascinan al reír y besan al mirar. Son los ocasos de mi bien, los bellos ojos de mi amor, que aprisionaron mi querer con su cegante resplandor. Son las pupilas de quien es la dueña de mi corazón, la bien amada fiel, la compañera ideal, con labios de clavel y risa de cristal. Para ella mi canción feliz, para ella mi cantar triunfal, la sala de mi inspiración en un divino madrigal. Es ella bajo el cielo azul, la diosa que en mi soledad señala ese radiante Edén que es la felicidad. Si arriva così alla collaborazione tra Francisco Lomuto e Jorge Omar, una collaborazione importantissima all'interno della quale, a mio giudizio, si trovano tra le cose più belle di Lomuto. E tanto per rendercene conto, ascoltiamo un tango fantastico, tra i più belli in assoluto di sempre. Nostalgias, su testo di Enrique Cadícamo. La musica è del grande Juan Carlos Cobian. La registrazione del 1936. Enrique Cadícamo lo abbiamo già incontrato quando si è parlato delle milonghe di Donato, Lomuto e Canaro come autore del testo della milonga eseguita da Lomuto No hay tierra como la mia. Cadícamo insieme a Delfino, Celedonio Flores, Homero Manzi, Ivo Pelai, sicuro che ne dimentico qualcuno, è uno dei grandi autori di tango degli anni 30, forse il più importante di questo gruppo e con una carriera lunghissima. Nostalgias affronta il tema della nostalgia per un amore finito, è un grande classico del tango. Nostalgia de esuchar su risa loca, i sentir junto a mi bocca come un fuego, su respirazione. Nostalgia di sentire la sua risata folle e di sentire accanto alla mia bocca come un fuoco il suo respiro. È un pezzo molto struggente, molto elegante, molto intimo, molto espressivo. È fantastico, è un grande tango. Lo schema è quello classico. Primo tema orchestrale, secondo tema orchestrale, in questo caso dolcissimo. Particolarità, il primo tema ritmico, melodico, parte già subito con un controcanto sotto di violino, che poi si incontrerà accentuato anche nelle successive ripetizioni del primo tema. Il secondo tema invece è portato avanti dalla melodia del bandoneon che suona sopra l'orchestra, orchestra che fa da basso continuo con le consuete classiche pulsazioni di Lomuto, i tamburi africani, e che dunque si ritrovano subito anche in questo brano, anche se forse sono meno evidenti che in altri brani. Nella riproposizione orchestrale del primo tema, il controcanto del violino risulta decisamente più accentuato di prima e risulta molto ad effetto. Sulla riproposizione del secondo tema entra la voce tenorile di Jorge Omar, dunque la voce più chiara e puntuale. Nostalgias de esuchar su risa loca, i sentir junto a mi bocca come un fuego su respirazione. Le modulazioni della voce di Jorge Omar veramente sono molto dolci e avvolgenti. Segue l'ulteriore riproposizione orchestrale del primo tema. Ascoltiamo il brano.
sonrisa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablara de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Un secondo ascolto del duo Lomuto Jorge Omar è del 1937, Soñé con un amor, su testo di Jesús Fernández Blanco, paroliere spagnolo emigrato in Argentina, che si era dedicato al tango. Il testo è un po' ripetitivo, è vero, Soñé con un amor, ho sognato un amore ripetuto, centrato diciamo su questo assunto. La musica però è molto bella. La struttura musicale del brano è quella solita, proposizione dei due temi orchestrali ed entrata del cantante sulla ripetizione del primo tema e poi anche sul secondo, anche il secondo tema è cantato. Nel primo tema, più ritmico, le solite pulsazioni forti di Lomuto. Il secondo tema si apre su una melodia ampia, ma le pulsazioni sono sempre lì. Il tema è molto dolce. Jorge Omar canta sostanzialmente sulla pulsazione dell'orchestra, c'è poco altro, però è magnifico. Ed è un pezzo che dà modo alla voce di Jorge Omar, grande voce tenorile, di mettersi grandemente in luce. Nella riproposizione finale del secondo tema c'è una frase addirittura dove scompare tutto e rimangono solo le pulsazioni orchestrali, ritmo originario del tango. Un grandissimo Lomuto. Ascoltiamo. Cuando la vida se llena de esplendor, surgió anhelante la flor de mis pasiones y tejí en ilusiones, soñé con un amor. Todas las aves canoras y las estrellas del cielo al asomar y las auroras mis ansias comprendían y con fe me decían tus sueños de alcanzar. Soñé con un amor en el vergel, soñé con un amor eterno y fiel, y ese sueño amado que al cielo le pedí, hoy lo veo logrado y mi vida es feliz. Soñé con un amor de juventud, soñé con un amor de plenitud, con un amor sincero que nunca morirá, fulgurante lucero que sin fin brillará.
La collaborazione con Jorge Omar andrà avanti fino a tutto il 1942. Successivamente Lomuto avrebbe collaborato con una serie di altri cantanti lungo l'arco degli anni 40, tra cui Alberto Rivera e Carlos Galarse. Ma francamente non è più il migliore Lomuto. In modo del tutto simile alla parabola di Francisco Canaro, anche per Francisco Lomuto sono un po' passati i tempi. E negli anni 40 le esecuzioni sarebbero diventate un po' troppo scintillanti ed enfatiche. E se la musica di Canaro in qualche modo regge meglio, perché per sua natura è più portata all'estroversione, quella di Lomuto, geneticamente introversa e raffinata, secondo me non riesce benissimo in questo cambiamento di pelle. E non sono tra le interpretazioni migliori di Francisco Lomuto. Preferivo lasciarvi all'ascolto di un tango del 1940, Quiero verte una vez más, cantato da Fernando Diaz, che conserva ancora le caratteristiche del migliore Lomuto. La pulsazione orchestrale è forte ed elegante, e il tono sentimentale è intimo. Il testo è di José María Contursi, figlio di quel Pascual Contursi, autore di testi di tango di origine napoletana, in Visa Borges, l'abbiamo citato all'inizio, che lo aveva accusato di aver fatto degenerare il tango scivolando sul sentimentalismo italiano, e che Pascual Contursi era anche l'autore di Mi noche triste, cantata da Gardel nel 17, che ha segnato un po' l'avvio della carriera di Gardel. Qui in questo brano, Quiero verte una vez más, il figlio, José María Contursi, si dimostra più languido del padre, e in effetti José María Contursi è passato per uno dei poeti più sentimentali del tango. Buon sangue, evidentemente non mente, soprattutto se è di origine napoletana. Buon ascolto e grazie per avermi seguito fin qui. Alla prossima puntata sui testi e sui cantanti del tango. Nel frattempo, se avete gradito il video, mi raccomando, sostenetemi idealmente iscrivendovi al canale. Buon ascolto e arrivederci. Extasiarme en el mirar de tus pupilas, quiero verte una vez más, aunque me digas que ya todo terminó y es inútil remover la ceniza de un amor. Quiero verte una vez más, estoy tan triste y no puedo recordar por qué te fuiste. Quiero verte una vez más y en mi agonía un alivio sentiré y olvidado en mi rincón más tranquilo moriré. Thank you.
Ciao a tutti.